Radio Live. Da lì, da cortinometraggi, sono proprio usciti anche registi importanti. Ne vogliamo ricordare qualcuno? Beh, Paolo Genovese, diciamo, è la mia, è il mio punto importante, perché nel 99 lui aveva vinto con un corto che io ancora adesso porto sempre nei vari convegni, nelle scuole, quando vado a parlare del festival, che è Piccole cose di valore non quantificabile. E poi con noi sono veramente anche Luca Miniero, è venuto a nascere dal cortinometraggio, Massimo Cappelli, Max Croci, Cosimo Alemà, che è il direttore artistico e che cura la sezione dei videoclip, che da quest'anno ha iniziato l'attività con cortinametraggio, e il prossimo anno ci ripresentiamo con questa sezione, che è una sezione molto interessante perché è aperta ancora di più ai giovani, ai videoclip musicali, e non vengono premiati i videoclip, ma viene premiata la regia dei videoclip. Quindi i cantanti vengono se hanno piacere di venire, ma noi invitiamo il regista veramente. Perfetto. Poi? Un'altra sezione molto importante, che è cambiata leggermente dalle precedenti, è la web stories. Non facciamo più web series, ma web stories. In pratica sono, in parole povere, i corti che vanno solo sul web. Che per noi è molto importante questo. Ed è curata questa sezione, è curata insieme alla sezione dei cortometraggi da Vincenzo Scucinarra, che mi segue dalla prima edizione di cortinametraggio, quindi ha avuto la pazienza dal 97 di seguirmi ovunque io andassi, e lo ringrazio perché è stato veramente un valido accompagnatore di percorso. Poi c'è l'ultima sezione, che è anche molto importante, è la sezione per, da quest'anno parte un premio che io reputo interessantissimo, perché diamo il premio alla miglior sceneggiatura opera prima. Sì. E questo sarà il premio che si chiamerà Medusa, e Medusa ha creduto nel nostro evento, e sarà con delle regole molto molto importanti, perché bisognerà aver scritto comunque almeno due cortometraggi nella propria carriera di sceneggiatore, e questi cortometraggi dovranno aver partecipato ad almeno due festival italiani. E questa è la grande novità, insieme all'ultima sezione, che è il brand content, che contest è praticamente brand entertainment, questo è il vero termine, che è l'unico termine inglese straniero che utilizziamo al nostro festival, ma che significa corti aziendali. Sulla scia di varie aziende che hanno realizzato dei corti a modo dei vecchi caroselli, abbiamo iniziato questa attività di cortometraggi, e inviteremo le aziende a spiegare i loro motivi. Quindi, insomma, ce n'è per tutti i gusti e per tutti coloro che credono nel cinema, nei cortometraggi, e vogliono provare. Per cui ricordiamo che online c'è il bando per poter partecipare, lo vogliamo ricordare? Allora, sul nostro sito www.cortinametraggio.it, entrate nel sito, vedrete il tasto Entry Form, leggete i regolamenti molto attentamente. Il bando scade intorno al 5 di febbraio, è già online, stiamo già ricevendo molti corti, quindi ricordatevi che ci saranno delle giurie tecniche che chiederanno visti. Sì. Sarà molto importante, le date sono dal 15 19 al 24 di marzo. Allora ricordiamo, perché ti stiamo perdendo come voce, dal 19 al 24 di marzo 2018. Ne ho voluto parlare prima, poi ritorneremo a parlarne, perché per tutti coloro che amano, e dato che non è facile fare cinema, intanto avete sentito anche Paolo Genovese e tanti altri sono partiti dal corto, Maddalena Maineri, che è l'anima di cortinametraggio, colei che l'ha creato, fondato e lo porta avanti con grandissima tenacia e grandissima professionalità, ci ha dato delle anticipazioni preziose, per cui grazie a Maddalena Maineri, appuntamento a cortinametraggio. Grazie a voi di l'ascolto.